Beh, il punto di questa sera è un punto che mette insieme tempo, spazio e dimensioni che si intrecciano tra un non tempo e un non spazio, cioè quello di un futuro verso il quale chi scrive di mondi assicurativi e finanziari tende a rassicurarsi. Il libro è dedicato a un lettore, questo lettore appassionato, curioso, Carradetta si chiamava, la moglie, per ricordarlo perché è scomparso giovanissimo, ha messo insieme i contributi di diversi scrittori, o anche improvvisati scrittori, per raccontare questo mondo e per rendere omaggio a suo marito. Gli assicuratori non possono prescindere dalla sensibilità di capire i bisogni di chi cerca sicurezza e rassicurazione. Fragilità umane che Franco Carravetta, al quale è dedicata questa raccolta, considerava non solo professionalmente, ma partecipava umanamente. Le stesse fragilità che, nell'istantaneità dei rapporti odierni, spesso si disperdono nel vociare dei social. Parole dette e sostanzialmente inascoltate, scritte e non lette veramente, così come i racconti delle vite che vorrebbero narrare. Immeritatamente mi hanno proposto. No, io voglio sapere, lei ha sempre frequentato ambienti letterari interessanti, classici, e qui si parla di finanza e di assicurazione. È quello che dirò se qualcuno mi darà la parola, caro Paolo. Non puoi anticipare perché un attimo? Sì, infatti sono stata molto perplessa quando mi hanno invitato a fare questa cosa. Dico, ma io non capisco niente di finanza, non capisco niente di credito, non capisco patrimonio. Sono esulano dalla mia formazione. Allora, siccome si parla di assicurazione, io che cosa ho fatto? Ho usato la fantasia e ho scritto qualcosa che riguardava l'assicurazione sulla vita, ma non sulla vita dal punto di vista finanziario, assicurazione tipo polizza, no. Ho scritto una rassicurazione sulla vita, cioè la ricerca di certezze che non avremo Beh, mai. Questo ci rassicura molto. Book Broker è il risultato di un concorso letterario organizzato dalla libreria Mondadori con la edizione Errante e soprattutto con l'agenzia Assimoco, che cercava il modo di ricordare il suo storico direttore Franco Carravetta, che non c'è più. Abbiamo pensato un concorso letterario, racconti brevi, che però avessero un riferimento con il mondo delle assicurazioni, che era il mondo di Franco Carravetta. Il risultato è stato notevole, tanti racconti, ne sono stati selezionati 19 che compongono questa bella antologia che presenteremo tra